Ciao a tutti, Maradoni, come state? Spero tutto bene. Vabbè, citazione a parte, sono Anthony Fox, sono il capobastone e qui siamo di nuovo con Jack and Dexter 2, che in realtà è Jack 2, ma io ogni parte dico Jack e Dexter perché sono stupido. E anche perché c'è Jack, oltre a Jack c'è Dexter, quindi sto gioco qui doveva chiamarsi Jack e Dexter. In Giappone si chiama Jack e Dexter 2. In Giappone anche Jack 3 doveva chiamarsi Jack e Dexter 2, ma non è mai uscito, quindi non si è chiamato così. In compenso c'è la versione doppiata in giro, per chi volesse sentirla. Io ce l'ho perché ho preso la versione coreana e con l'action replay giapponese posso cambiare la lingua di gioco. sono astuto, vero? Quindi se qualcuno volesse vedere un video di Jack 3 in giapponese può chiedermelo, anche se non penso che mi serva molto. Alla fine sono Jack e Dexter che non parlano in italiano, quindi che in effetti mi chiedo come i giapponesi abbiano reagito al fatto che sia Jack e Dexter in All Stars, perché sono personaggi che non è che da loro siano particolarmente popolari, purtroppo, perché se lo meritavano secondo me un po' di popolarità questi poveri ragazzi, questo povero ragazzo più la nutria, che è povera anche lei. Ok, mi sono auto danneggiato, ma chi se ne frega, potete fare entrate fighe. Ok. Ehi, hey, torna a lavorare, tesoro. Sta già lavorando, ciccione. Oh, che noioso. Attento a te, o sarai il prossimo trofeo che adornerà queste pareti. Jack, voglio che tu rinunci alla vittoria nel campionato. Basterà che lasci vincere Eros. Hai scommesso contro di noi. Jack. Sono soltanto affari. Sei diventato un simbolo per tutti i cittadini. Scommetteranno tutto ciò che hanno. Quale occasione migliore per fare soldi? Che ne dici, ragazzo mio? Dico che perderai un sacco di soldi. Perché io ho intenzione di gareggiare e anche di vincere. Oh, tu piccolo! Stai cominciando a costarmi più di quanto tu non valga. Io non me ne starei troppo tranquillo se fossi in te. Tutti sono sacrificabili. Hai fretta di morire? Non devi attendere la grande gara. Possiamo sistemare la cosa subito, uno contro uno, in città. Basta usare gli anelli acceleratori. Colpisci ogni anello dall'inizio alla fine. Mancane uno solo ed è finita. Kira è già dell'idea che tu sia un perdente. E io ora glielo proverò, una volta per tutte. Come vuoi. Non mi ricordavo questa sfida, però adesso mi è tornata in mente, insomma. Ed è una sfida del cazzo, perché è una gara in città. Tipo Need for Speed, però. Mica, ma Eros c'è una macchina di. C'è una moto di merda, va già indietro. Sblocchiamo una cosa. Eros, voi non potevo ucciderci direttamente con la pistola. Ma poi scusa, sanno. Cioè, siamo ricercati, perché Eros non ci ha arrestati? Ah, non posso salire. Sì, va bene, Eros, va bene che c'è la voce di Vegeta, ma questo non ti permette di superarmi e di impedirmi di vincere. Pezzi di merda. Questo qui sostanzialmente. Eros sta prendendole, eh. Non sono contento. Cosa ha fatto il gesto dell'ombrello? Ma se Eros esplode. Perché in fin dei conti anche lui è su un veicolo. Non dovrei tipo vincere automaticamente. Mica, ma io voglio prendere il disco di Jack e ripare tutte le frasi. Solamente perché c'è Luke Iacono. Come non mi piace essere secondo l'Eros di merda. Investi la gente. Bel poliziotto, complimenti. Ti devo dare la medaglia. Cioè, Jack può anche investire la gente perché è Jack, ma Eros non si può permettere di investire la gente, mi dispiace. No! Questa è la mia città, ecco. Ricominciamo. Ma che sfiga però. Penso si potesse saltare, per premere L1. Ah, si può saltare, allora sono io che sono stupido per premere L1. Sono stupido anche per aver avvertito le guardie della mia esistenza. Vabbè, tanto non penso che mi disturbano durante la battaglia, sì, c'è la corsa, quindi. Chi se ne frega. Io voglio ripare frasi di Eros. Mi dispiace, ma voglio. Non è che voglio. Io devo ripare. Devo cercare di procurarmi il coso Blu-ray al più presto. Ma che volo ho fatto?
Non fatti male? Bene. Eccomi qui. Lo sapete che... No. Vabbè, fa niente. No, sto sbagliando strada. Ero di merda. Ma quanto sono coglione. Ok, posso ancora recuperarlo, perché non è così lontano. Le curve che ho fatto sono spaventose. L'ho presa, vero? Sì, l'ho preso. No, veramente. Lo sto facendo cagare. Lo so, ultimamente sto facendo cagare in tutte le parti. Mi dispiace veramente. Però così è la vita. Questo succede quando... Boh. No, bene. Harold, ti vengo a prendere. Ah, t'ho preso. Minchia, ma fai cagare a guidare, Harold, non ti ha mai detto nessuno. E ora, rallenta che devo passare. Oh, che cazzo. Oh, se si è bloccato Harold, godo come un maiale. Ok, come l'ho detto. Mi sta spingendo. Nel culo. Ehi, è saltato un coso. Ok, siamo primi. Non so per quanto. Cos'è successo lì? No, guarda, tornate indietro col video. Guardate la mappa. Guarda che cazzo è successo, Errol. Scusatemi. Perché non è possibile quella cosa. Ok. Ok, ce l'ha via nel culo. E avere Errol nel culo non è una cosa bella. A meno che tipo non siate, non so, delle fan di Errol. In quel caso forse sì, ma nel mio caso no. Ah, Ero si è bloccato da contro. Pezzo di merda. Ero, mi dispiace, l'unica cosa positiva riguardo a te è il fatto che c'è la voce di Yakuno. Prendi questo mostro. No, 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 no. Rallenta, Ero, è un ordine. Chi ha vinto? Ah, io bene. Non ti montare la testa, criminale. La prossima volta faremo sul serio e la tua testa sarà il mio trofeo. Ma smettila, sbruffone! Te le abbiamo suonate, altro che... Esatto, te ne abbiamo suonate, altro che. E ora andiamo a fare la prossima missione, che è da Vin. Sì, niente da dire, è da Vin la prossima missione, quindi andiamoci. Cazzo. Dunque, sto cercando di capire se effettivamente ci sono tante guardie gialle o poche, ma penso che ce ne siano comunque uguali a prima. Sì, non cambia nulla. Una volta che sono arrivate rimarranno per sempre. Parla Samos. Jack, ho bisogno che tu vada alle rovine della città morta a visitare la mia vecchia capanna. È il momento di recuperare qualcosa che ho nascosto molto tempo fa. Buona fortuna. Ah, Dexter, dai una ripulita in giro già che ci sei. Seguitemi. Una ripulita in un posto che nessuno visiterà mai. Utile. Vabbè che è una gag, però non ha senso. Vin o Samos? Samos, dai. Anche se so che me ne pentirò, ma vabbè. Farò cagare anche in questa parte, gente. Siete felici? Ditemi nel con... Andiamo da Samos. Qui sono le teste in metallo varie. Non ci sono. Poco fa sono tornato. Ah, ecco cosa dobbiamo fare. Il Titan Suit, me lo ricordavo. Questo qua è un pezzo di merda, deve togliersi da qua. Bravo. Vedo che quando parlo mi ascolti, sono nato. Posso prendere questo coso? Sì, meno male. Gundam, macchina da guerra. Gundam, fuck. Pezzi. Gundam, macchina da guerra. Gundam, wing. Dove devo andare? Ah, ok. Ha fatto bene a mettersi il coso, se non lo capivo. Questo qui va spinto da qualche... di qua, ok. Dex è davanti per qualche motivo.
Nel senso, rompiamo i maroni, no? Guardate, c'è le animazioni per ogni cosa, Dexter. No, ti dobbiamo fare bene le cose, quando le fai fa proprio bene. L'unica cosa che non si ingrandisce la mano quando colpisce con questa cosa. Che cosa? Parlava con il nemico o con il mio veicolo? Ok, questo qui bisogna spostarlo, credo, di qua. Ah, no, ho capito. L'ho spostato di qui. 1, 2, 3, 4, stop. E poi di qua. Credo. Oh, no. Che ho fatto una cazzata, infatti. Allora, sto spostando un po' indietro, dai. 1, 2, 3. Salta. Salta di nuovo. No, salta di... Ok, non bisogna andare lì sopra probabilmente. C'è un modo per riempire la persona? No, gioco, mi sta facendo questo. Non posso riempire la persona. Dai, proprio adesso che mi serve. Stronzo. Naughty Dog di merda. E voi direte come se non offende Naughty Dog, che poverina ha fatto il gioco così perché il gioco è bla bla bla. No, io lo offendo perché sono... sono stupido, quindi trovo che Naughty Dog l'ho offeso. Spingi, 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 spingi e va. Ok, spacchiamo quei tizi. No, ho detto io spacco te, non tu spacchi me. Oh, hai capito male. Ma proprio convinti che loro debbano spaccare me. No, merda. No, ecco, bravo. Perché so già, conosco Naughty Dog, dovrei rifare tutto il livello da capo se morissi, quindi non voglio che succeda. L'ho spaccato? No, se no ci serve il mirino. Sento dei rumori, sospetti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bene. 1. Un globo Picasso. Ok, prima uccidere il tizio, poi prendere il globo. Come non detto. Mania dei globi per caso, perché ce l'ho? Ovviamente devo passare di qua, così mi fa ancora più il culo quel tizio. No, 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 no. Non vale, io non posso contrattaccare, pezzo di merda, non ti hanno segnato dalla realtà a scuola di metallo. Bel lavoro, Jack, è stato divertente. No, bravo, basta. Aha, questa è la prova che Ghiaccio a fuoco ha copiato Ratchet & Clank. Già che detto. No, merda. Ma non c'è nessun modo per... che palle. Tempo? 13 minuti, vabbè, facciamo 2 minuti e poi basta. Vabbè, è una stronzata, scusami, non posso ripararmi dai colpi dei nemici. Vediamo. No, posso solamente tirare i pugni. No, ti tocco, mi dispiace, ma il tuo gioco è rotto. Dovresti farlo riparare. Cazzo, no, non posso togliermi sto tizio. No, l'osso. Si può uscire? Arretra per uscire dal Mac. Arretra, ok. Ah, ok, è una buona cosa, non sapevo se potesse. Adesso che lo so non lo userò per combattere sicuramente i nemici. Pezzi di merda. Ok. L'interno per qui da parte, qui da Twin Fox, alla prossima.